prosegue l'attuazione e la messa a terra del nuovo piano industriale di Asia? Quali sono le ultimissime novità? Sì, in realtà il piano industriale è uno strumento, peraltro l'abbiamo voluto, fortemente ambizioso, perché è giusto dare delle risposte concrete e complesse, così come merita la nostra città. Siamo ovviamente in direzione dell'aumento della raccolta differenziata, abbiamo messo giù una serie di iniziative volte da un lato a ampliare i vari quartieri con la raccolta porta a porta, che notoriamente insomma, restituisce un dato migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata. Inoltre abbiamo dato spazio a raccolte che prima diciamo erano in qualche misura trascurate, perché probabilmente non proprio a conoscenza della popolazione, o magari sembrano di nicchia, ma invece sono fondamentali, come per esempio quella dei RAE. I RAE, insomma, perché recuperare dai RAE significa recuperare delle materie preziose che possono essere utili, e anzi talvolta non ce ne sono tantissime in natura, quindi recuperarla ha una duplice valenza, quindi recuperare da un lato la materia e impedire insomma l'inquinamento da un altro. Su questo aspetto abbiamo fatto una campagna di comunicazione molto forte. Immagina che abbiamo un aumento dal primo quadrimestre 2023 al primo quadrimestre 2024 del 25%, quindi in questi mesi nel 2023 avevamo raccolto 365 tonnellate, nei primi 4 mesi del 2024 siamo già a 450-460, quindi una proiezione annuale di più 25%. Questo è un dato che ci inorgoglisce e ci induce a continuare su questa strada. Abbiamo poi la necessità di dare esempi a tutta la collettività, abbiamo rimesso in sesto la questione degli ispettori ambientali, che insomma, controllano quelli che sono i corretti conferimenti, e quindi con gli orari e con le varie materie. Anche lì abbiamo quadruplicato il numero dei verbali, quindi delle sanzioni elevate, e quindi insomma stiamo facendo contemporaneamente ovviamente la cosa principale, quella più bella, quella che davvero è la nostra ambizione, è quella di dotare di impiantistica finalmente il nostro territorio. Questo è un dato, insomma, è il nostro faro, ma nel frattempo non dimentichiamo quello che bisogna fare ogni giorno. Bisogna fare certamente dei grossi progetti lungimiranti, importanti, ma senza trascurare che il cittadino ogni giorno deposita un rifiuto, e ogni giorno dobbiamo restituire una città ai cittadini e ai turisti quanto più decorosa possibile.